Quando sei piccolo, tutto quello che vuoi diventa molto più semplice di quanto sembri. Costruire il proprio patrimonio, raggiungere la luna, ottenere il lavoro dei tuoi sogni, viaggiare per il mondo. La cosa divertente è che si cresce e la maggior parte di questi desideri rimane con te per molto tempo. Alcuni continueranno solo come sogni, altri possono addirittura diventare realtà. Ma per questo bisogna che tu risponda ad una piccola domanda. Chi vuoi essere da grande? Astronauta? Medico? Vigile del fuoco? Conoscere la risposta non sarà la fine delle tue ricerche, bensì il tuo punto di partenza per tante altre. È attraverso essa che il tuo futuro comincia ad essere scritto. È lei che trasforma il piano folle in qualcosa di totalmente possibile. Con me non è stato differente. Così come te, io chiedevo l'improbabile, l'incredibile, l'innovativo. Fare qualcosa che nessuno mai sarebbe stato capace di realizzare. Andare così lontano da diventare irraggiungibile. Essere lo scopritore di una nuova era o, chissà, di un nuovo tempo. In verità, quello che volevo davvero era realizzare i miei sogni. E così, come in un gioco di bambini, conquistare tutto quello che mi sembrava improbabile. Il lavoro dei miei sogni, la famiglia perfetta e, perché no, viaggiare nello spazio. Non sono arrivato ad essere astronauta, non sono stato pompiere e molto meno medico, ma ho sperimentato il nuovo, ho cominciato da zero, ho fatto di tutto e tutto in forma differente. Ho lavorato nell'aeronautica, venduto giornali, verdura e ghiaccioli. Ho lavorato come aiutante in costruzioni civili. Sono stato operaio di produzione, pittore, fino ad artigiano. Il mio primo grande patrimonio non è stato nessun castello. Ho venduto molto sterco e metallo per ottenerlo. Forse tutte queste funzioni non mi hanno permesso di arrivare tanto lontano in quel momento, ma sicuramente mi hanno permesso di avere sufficiente esperienza per crescere con umiltà, maturare, avere responsabilità, sperimentare la mia capacità di impegnarsi a vivere e stare al passo col tempo in cui ho vissuto. E tu? Cosa hai sognato? Quali sono i tuoi piani per arrivare fin là? Stare fermo non ti porterà nessun risultato nuovo. Non piangere la fortuna. Non avere vergogna di quello che fai. Il lavoro è quello che ti trasforma. Posso darti un consiglio? Sogna. Sperimenta. Fa qualcosa di nuovo. Cerca di concretizzare i tuoi sogni tutti i giorni. Scegli di fare quello che ti piace, non solo quello che ti porta denaro. Questo arriverà naturalmente attraverso i tuoi sforzi. Sii fedele ai tuoi valori. Fallo con amore e sii migliore in quello che fai. Ricordati, sei tu l'unico responsabile per il tuo destino. Ritorna ad essere di nuovo bambino senza nessuna paura di rispondere a quella semplice domanda. Chi vuoi essere da grande?